Insieme per la sicurezza, e questo è il titolo dell'incontro online organizzato dall'ASL di Salerno, distretto di Agropoli, sul tema della sicurezza e prevenzione agli incidenti stradali, che si è svolto presso l'Istituto Vico De Vivo di Agropoli il 20 gennaio e che ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte. L'obiettivo dell'incontro, che rientra anche nei traguardi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è quello di diffondere nei giovani la cultura della sicurezza stradale, ovvero promuovere comportamenti corretti, sicuri e responsabili sulle strade, sviluppare negli adolescenti il senso di responsabilità, rispetto per sé e per gli altri, rispetto per l'ambiente circostante, sensibilizzare i ragazzi verso una modifica del proprio stile di vita, promuovendo l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi e incentivando l'attività motoria di ciascuno, informare sulle principali cause di incidenti stradali. Siamo con Emanuele, è uno studente di terza che frequenta l'Istituto Vico De Vivo di Agropoli. Allora, oggi un incontro importante dedicato alla sicurezza stradale. Ecco, per te che sei giovanissimo, quanto è importante seguire un incontro del genere e capire, insomma, quali sono i rischi e i pericoli per voi giovani quando vi mettete alla guida e magari siete stati in un locale? Allora, io penso sia importantissimo essere consci del fatto che io devo guidare in sicurezza, nel senso che io devo, quando mi metto ad esempio su un motorino, devo essere lucido con la testa. Questo incide anche molto il fatto di essere sobri, nel senso non bere alcol e quant'altro se voglio guidare. E soprattutto incide anche molto il rispetto delle regole, quindi rispettare il codice della strada, rispettare le segnaletiche, semafori e quant'altro. Per quanto riguarda invece gli alcolici, non so, come vi organizzate, ecco, all'interno dei locali? Allora, per gli alcolici io non bevo quasi mai, cioè io non so se mi posso classificare astemio perché non bevo proprio io. E poi per quanto riguarda gli altri, magari capita spesso che magari c'è il ragazzo che si beve la birra, c'è il ragazzo che si fa il bicchiere di vino, quindi ci siamo intesi. Comunque preferisco comunque essere io lucido se mi trovo in un gruppo, anche per dare sicurezza agli altri. E quindi, ma anche perché proprio non è una mia abitudine quella di utilizzare alcolici, proprio perché non mi piacciono. Luciana Bruno, altra studente del Vico De Vivo di Agropoli, ha seguito questo corso con molto interesse. Allora, Luciana, quali sono le tue conclusioni in merito? Secondo me è importante sensibilizzare i ragazzi su questi temi, soprattutto per quelli che frequentano l'ultimo anno e che si apprestano a prendere la patente. I giovani tendono a seguire la massa e c'è purtroppo una concezione di divertimento sbagliata. Il divertimento equivale a bere troppo, a fumare e tante altre cose che ci fanno pensare di essere alla moda o magari di essere più grandi di quelli che siamo. Quindi è giusto far capire ai ragazzi che c'è bisogno di moderazione in tutto quello che si fa, per il bene di noi stessi e anche degli altri. In Germania, ad esempio, è molto importante organizzarsi per la propria sicurezza e quella altrui. Il conducente dell'auto non beve, mentre gli altri si permettono di alzare un po' il gomito. In Italia gli incidenti stradali in stato di ebbrezza è pari al 27%. Ma come già detto in precedenza, ci vuole sempre moderazione, innanzitutto perché si entra in vortici viziosi dal quale è molto difficile uscirne e anche perché questi vizi portano gravi problemi anche alla salute. E siamo con Giovanni Giubileo, che è uno studente dell'Istituto Vico De Vivo, oltre che essere rappresentante d'istituto, è anche un membro del Forum dei Giovani. Quindi importante, ecco, sarà il tuo messaggio al di fuori dell'ambiente scolastico, anche nel gruppo di amici, insomma, che frequenti e non solo. Quanto è importante, Giovanni, per te questo incontro che l'ASL ha fortemente voluto per mettervi al corrente di quelli che sono i rischi che si corrono quando si alza un po' il gomito?
Sì, è stato un corso molto interessante, quindi è importantissimo sensibilizzare la nostra generazione sul consumo responsabile di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. Quindi dobbiamo essere sempre moderati nell'uso di queste bevande e di queste sostanze. Vediamo continuamente notizie su incidenti stradali o pirati della strada e purtroppo nella maggior parte dei casi ci sono sempre vittime che camminavano a piedi, vittime che erano lì in momenti di ritorno dal lavoro. Purtroppo vediamo però che la maggior parte di questi pirati della strada erano sotto effetto di sostanze stupefacenti o avevano bevuto troppo. Quindi il consiglio che io mi sento di dare è quello di regolarsi e moderare soprattutto il bere, quindi bere con moderazione e non soprattutto bevande superalcoliche. Il modello tedesco secondo te quanto potrebbe funzionare anche in Italia e se ti trovi d'accordo insomma su quello che poi è appunto un modello che portano avanti da tempo? Sì, sono d'accordo con il modello tedesco e diciamo che anche nel mio gruppo si usa così, quindi la persona che guida evita totalmente di bere bevande alcoliche. Ti vogliamo lasciare un messaggio ai tuoi compagni insomma di scuola, ma anche a tutti i giovani che conosci che guarderanno questo servizio proprio come rappresentante d'istituto, anche per quanto riguarda le altre scuole, le altre realtà scolastiche? Sì, il consiglio è sempre quello, bere con moderazione, consumare queste sostanze stupefacenti il meno possibile perché alterano logicamente le nostre condizioni psichiche e quindi alterano i nostri comportamenti, le reazioni e tutto, quindi è come se stessimo in un sogno, sogniamo però non siamo coscienti dei danni che andremo poi a provocare. Secondo te incontri del genere fanno riflettere, ma fanno mettere anche in pratica ecco, quello che viene poi detto? Sì, infatti la nostra scuola sarà promotrice di altri incontri, soprattutto questi qui sul consumo responsabile delle bevande alcoliche e poi ce ne saranno altre iniziative molto belle diciamo, dal punto di vista scolastico. Il progetto è un progetto dell'ASL, un progetto che comprende vari incontri e vari corsi ed è un progetto che promuove la salute e il benessere dei ragazzi, degli studenti. Ogni anno l'ASL propone alle scuole di partecipare e di scegliere quali incontri aderire. Noi abbiamo scelto per primo tra questa vasta scelta di incontri abbiamo scelto appunto di aderire a questo sugli incidenti stradali e la prevenzione. I relatori di questo incontro saranno la dottoressa Zampetti, dirigente responsabile dell'unità dell'ASL, il dottor Fabrizio Budetta del servizio dipendenza e la dottoressa Rosaria Cammarota, sociologa dell'ASL di Salerno. Approfitto per elencare anche i prossimi incontri, i prossimi progetti a cui abbiamo aderito e che sono sempre promossi dall'ASL e saranno un bellissimo corso sulla genitorialità che è rivolto ai genitori dei nostri studenti e che comincerà il 27 gennaio. Continueremo con Benessere in Amore il 10 febbraio, ancora con gli incontri sul cibo sicuro e poi sul pronto soccorso. Chiuderemo con A spasso con la schiena, con la tua schiena. Come vedete abbiamo un anno fitto ed interessante insieme all'ASL perché questo è un partenariato che conduciamo già da vari anni. Oggi saranno presenti 300 alunni e 40 professori, è da qui che vogliamo partire per ampliare sempre di più il nostro raggio di sensibilizzazione verso queste tematiche. Secondo lei, professoressa, quanto incidono questi incontri sullo stato psicologico dei ragazzi? Cioè, riescono a riflettere e poi a mettere in pratica quello che ascoltano? Io credo di sì perché innanzitutto il rapporto con gli enti esterni è fondamentale, la scuola deve aprirsi agli esperti, deve aprirsi alla scienza, deve aprirsi a tutto ciò che è
un ente, tutto ciò che può essere o che va oltre la scuola, che va oltre i libri, che va oltre l'insegnante e l'insegnamento. Quindi è fondamentale. Io credo che i ragazzi sicuramente avranno, ne avranno un grande beneficio.